Ciao a tutti! Allora, non mi faccio vedere in faccia perché sono tipo uno zombie, sono malata e si sente anche dalla voce, credo. Però, siccome ho 2000 video da fare in arretrato, a quanto pare, ho iniziato a farli. Il video che vado a fare è il video di 5 oggetti, 5 storie, che mi è stato richiesto da Saverio Loris e allora lo vado a fare anche perché è molto carino. Dunque, questo video, che è una challenge o un tag, in pratica consiste nel prendere 5 oggetti e dire la loro storia. Quindi, questo è il primo oggetto che vi faccio vedere. È un fermacapelli, questi così. E la sua storia è molto particolare perché mi è stata regalata da un bambino, un ragazzino, che era il mio migliore amico, all'età di 8-9 anni, una roba del genere. Lui nuotava, io non nuoto, non nuoto ancora tuttora. Lui invece nuotava e quando è andato al mare ha fatto un'immersione, diciamo, e l'ha trovato in fondo al mare, mi ha detto, e quindi me l'ha portato, no? Che carino, tipo, mi ha detto, questo arriva dal mare. E io, quando ero piccola, ho sempre pensato che fosse tipo di una sirena o di qualcosa del genere, e quindi lo conservo ancora, non l'ho mai messo proprio per paura di perderlo. Quindi questo è il primo oggetto e la prima storia. Il secondo è questo bellissimo peluche. Ciao! Allora, questo peluche è stato il primo che ho vinto in quelle macchinette che avete presente, no? Metti il monetina e di solito non viene mai su niente, ti viene un nervoso allucinante perché il peluche che vuoi è sempre quello al fondo. E invece non mi ricordo neanche bene dove ero, devo essere sincera, ma penso al mare. Ho messo il mio soldino e dopo forse due o tre tentativi sono riuscita a prendere questo peluche, che penso sia l'unico che abbia mai preso in quelle macchinette. Quindi questa è la mia storia. Mio Dio, che tosse. Poi questo non mi faccio vedere, prendere solo giù. Ok, The Sims 2. Allora, The Sims 2 è stato il mio primo gioco per PlayStation 2, perché io la PlayStation non l'ho avuta come gli altri normali ragazzi a, non so, 10-11 anni, ma l'ho avuta a 16 anni. E me l'hanno regalata i miei amici, i miei compagni di scuola per il mio 16° compleanno appunto. E io non vedevo l'ora di giocare a questo gioco perché magari a casa delle mie amiche o non so, in altri posti così lo vedevo, mi piaceva da morire The Sims, tuttora mi piace. E quindi sono andata ad ordinarlo, l'avevo pagato tipo una cifra, tipo 40 euro, 40, sì, pare 40 euro, una roba del genere. E ce l'ho fatta e ho giocato. Devo dire che era molto carino, adesso ovviamente non so neanche di che anno fosse, comunque 2005, quindi figurati. Adesso sono molto più all'avanguardia, comunque era il gioco che volevo tanto e l'ho avuto. Poi, terzo oggetto, quarto, scusa, quarto oggetto, questa è la mia malattia, è questa tartarughina troppo carina, che in pratica, se vedete, anche iperrotta, riaggiustata, poverina, perché io ci sono davvero affezionata in quanto è stata la mia prima gita scolastica che ho fatto a Valle d'Aosta ai Castelli e quando siamo usciti dai Castelli siamo andati a fare un giro per la città e le maestre ci hanno detto potete comprare qualcosa per i vostri genitori e io non sapevo cosa comprare finché non ho visto questa tartarughina che mi piaceva tantissimo. Guardate, ha il cappellino di paglia, il fiocchettino, proprio carina. E quindi me ne sono innamorata e l'ho comprata. E quindi ci tengo davvero tanto. Infatti è già caduta mille volte perché è di, non lo so cos'è, ceramica tipo, non lo so, terracotta, boh. E ovviamente si rompe, è delicata, però la terrò sempre. Ok, l'ultimo oggetto è questo oggetto qua, che sarebbe una miniatura del Palazzo della Maddalena di Santander e diciamo che la sua storia è che l'ho comprato, anche se ero un po' indecisa perché veniva parecchio, scusate la mia tosse,
E appunto veniva, adesso non mi ricordo se 15-20 euro per una miniatura così piccolina, però l'ho comprato perché mi piaceva davvero tanto, mi sono innamorata di questo castello dove è stato girato il film, la serie TV, anzi, Grand Hotel che ho seguito, spagnolo, e quindi appunto questa è un po' la sua storia, ero un po' indecisa se prenderlo o non prenderlo e invece poi l'ho presa. Anche se lo volevo anche più piccolo, ma la commessa del negozio mi ha detto non c'è più piccola, c'è solo più grande, che ovviamente costava il doppio, quindi ho optato per questo. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, nonostante la mia voce è cavernicola, tipo. E niente, chiunque lo voglia fare me lo dica, che così poi lo vado a vedere, che secondo me è un tag, una challenge molto carina. Ciao a tutti!